Bentornati ragazzi, sono Giove Spa dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di David Villa. If prima di iniziare, se volete acquistare crediti, passate da VIP Coins FIFA, troverete il link al codice coupon Malati 15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. David Villa, attaccante spagnolo del New York City FC, squadra che gioca nella MLS. Andiamo ad analizzare questa sua versione IF con 81 di rating. Voglio essere diretto con voi, questa carta non mi ha entusiasmato. Non è un giocatore in grado di risolvere la partita e deve essere affiancato da un altro attaccante per dargli supporto. Ma partiamo dalla sua prima pecca, la velocità. È lento nel movimento, lento nel passare, nel tirare e a volte anche nel dribblare. Sulla carta abbiamo 74 di velocità con 76 accelerazione e 73 velocità scatto. Molto spesso si fa recuperare sulla corsa dagli avversari e molto spesso perde palla per via della sua scarsa fisicità. Nei contrasti ha quasi sempre la peggio e cade spesso e volentieri. Tra le statistiche troviamo un 66 di fisico con 64 resistenza, 68 forza e 63 aggressività. Qualche volta durante la partita si infortunava anche per dei semplici contrasti. L'unico modo per poter superare l'uomo con questo giocatore è utilizzare insieme al dribbling le 4 stelle skill, quindi i dribbling con le skill e non quelli di agilità, perché non è molto agile e per me non è un pro la sua agilità, anzi è un contro, così come il suo equilibrio, perché nel tirare, dribblare e nel passare tendeva a sbilanciarsi molto e soprattutto nei tiri questo lo portava all'errore. Sulla carta abbiamo 84 di equilibrio con 78 agilità, 77 equilibrio, 84 riflessi, 86 controllo palla e 84 dribbling. Io ho messo tra i pro il dribbling e le 4 stelle skill, perché per chi sa skillare sicuramente sono qualcosa di buono se non ottimo, e tra i contro agilità e equilibrio. Il suo tiro è la statistica più alta almeno sulla carta, ma in game non viene rispecchiata perché con lui è difficile arrivare al tiro e quando tira molte volte sbaglia. Infatti lo vedrete nelle clip, o la butta fuori oppure sul portiere. Anche se sulla carta ha un 86, in game sembra un 80 o di meno. Più nello specifico abbiamo 84 di piazzamento, 87 finalizzazione, 83 potenza tiro, 84 long shot, 81 tiri al volo e 95 rigori. Piazzamento che comunque è giusto perché mantiene la posizione, non sempre, però comunque è buono. Ma per il resto mi trovo in disaccordo. Dalla distanza è a tu per tu col portiere, spesso sbaglia. Potenza tiro che sembra più bassa in game e il tiro a volo non proprio il top. Villa però ha 5 stelle e piede debole, quindi non fa differenza se tira di destro o di sinistro e nelle clip lo vedrete. I suoi passaggi sono l'opposto dei tiri. Sulla carta abbiamo 75 con 74 di visione, 74 cross, 77 passaggi corti, 64 passaggi lunghi e 86 effetto. Escluso l'effetto, tutti gli altri valori in game sono falsi, perché per me non ha un 74 di passaggi, ma almeno un 80 generale. È un 75 in passaggi lunghi. Non dico che fa dei passaggi perfetti, dico che in game dimostra di più di quanto riportato sulla carta. Ha dei buoni calci piazzati, infatti ho fatto assist da calcio d'angolo e sulle punizioni può essere davvero pericoloso, naturalmente sempre se le si sa battere. Ha un work rate alto medio, ma per me sembra un medio medio perché a volte rimane indietro è un po' escluso dall'azione offensiva, forse per via della sua lentezza. Utilizzato come AT è attaccante, sia singolarmente che in coppia. E per me in coppia guadagna qualche punto perché aiuta e fornisce assist al compagno di reparto, che deve essere possibilmente più veloce. Io l'ho utilizzato con lo stile intesa base. Vi consiglierei, se lo proverete, uno stile intesa che aumenti velocità e fisico, perché ne ha bisogno. Pagato 50.500 crediti, e secondo me la EA gli abbasserà la sua fascia di prezzo, perché ora come ora se ne trovano davvero tante di copie sul mercato, almeno su PS. Riassumendo, pro 4 stelle skill, 5 stelle piede debole, passaggi, dribbling, contro lento, forza fisica, equilibrio, agilità, sbaglia troppi tiri.
voto 5,5. In conclusione, è una carta che vi sconsiglio di usare. Se l'avete provato o lo proverete, ditemi cosa ne pensate tramite un bel commentino qui sotto. Dunque ragazzi, questa player review è giunta al termine. Se vi è piaciuta, non dimenticate di mettere un bel mi piace, iscrivetevi a questo canale, mettete anche mi piace alla nostra pagina Facebook, troverete il link qui in descrizione. Dunque ragazzi, Quel Giovispo vi saluta e vi ringrazia.